Questo è l'appuntamento di Bengodi, siamo tornati, lo studio, stiamo parlando di Piero della Francesca, del mondo del gruppo musici, ma della mixology. E infatti io riparto, tu l'hai fatta apposta, di mettere questo simbolo Danny del Monaco con l'alambicco che mi ricorda l'alchimista. Beh certo, qui poi c'è profumi di arancia, ci sono delle gocce di estratto di bergamotto di prima fioritura, quindi sono buonissime. E poi questa... doppio drink che sembra questa oliera, lì invece sta facendo un Negroni con vermouth a rabarbaro, quindi un vermouth perché toscano. Negroni, ricordiamolo, questo è, quest'anno è il 100 anni, è il centenario del Negroni, sì. E il Negroni da chi fu fatto? Scusa, perché dal mia conte nonna... Negroni a Firenze. Da? Dal conte Negroni. Conte Negroni a Firenze, era un conte e era appassionato di bevande. Assolutamente sì. Ok. Diciamo che lui beveva soprattutto vermouth con il bitter e quindi a un certo punto chiese al barman di aggiungerci un po' di gin per renderlo un po' più forte. Leggenda o è storia questa? Scusate se chiedo. Leggenda, storia. Leggenda, ok. Con tutti i libri che sono usciti, con tutto quello, la targa di riconoscimento al suo bar, con tutto quello che gira intorno, vogliamo pensare che sia storia vera, visto che siamo toscani. Guarda, voi che siete dentro là, che siete anche alla Leopolda e i tanti eventi che fate, che state facendo adesso, che state mettendo? E quindi ha fatto soltanto una variazione. Anche per forza avete lavorato, vedevo. Abbiamo fatto, sì, Madonna, tutte le presentazioni. Dei, ma oggi i soldi sono relativi. Sì, lo credo. Se la felicità è il gruppo, lo staff e sono tutti contenti. Poi le ore che bene. Si lavora, perché anche ecco l'elemento di questo lavoro. Quante ore si lavora al giorno in questo settore? Tante. Tante. Tu sì. Sei uno dei giovani, quanto è che stai facendo questo lavoro? Due anni, come ti trovi con loro? Benissimo. Benissimo. Sì. E di dove sei? Di? Monte San Savino. Monte San Savino. Sì. Ti sei approcciato alla mixology e hai detto, hai portato uno che parlasse bene di voi, insomma, normale. Sì, no, va bene, non è vero, tutti quanti parlano bene di noi. Poi sai che io ho imparato, no? Sono un esperto. Quando smettono di parlare di te, devi fare in modo che parlino di te. E quindi un po' dietro le retrovie è diventato Danny lo sgarbi de barma. Ecco, ok, quindi sei provocatorio. Qui hai fatto il Negroni, giusto? Il Negroni che ora andiamo a completarlo con una spuma di violetta. Violetta, spuma da questa parte. Guarda che spettacolo. E la sta miscelando. Allora, do la linea a Roberto Francini, poi torniamo. Guarda che spettacolo, guarda là. Vai Roberto, dal Parco delle Foreste Casentinesi, voi cocktail, anzi la mixology, non ce l'avete. Alex, siamo all'interno del ristorante I Giullari. Carlo, tu prima mi hai parlato di escursioni, biciclette, passeggiate. Diciamoci la verità, dopo una passeggiata, dopo una gita in bicicletta, serve un ristoro. Cioè parecchi vengono anche perché si mangia bene. Assolutamente sì, e qui siamo proprio nel posto giusto per fermarsi e fare una degustazione oppure appunto fermarsi a mangiare dei prodotti trasformati tipici di Londa. Sentiamo lo chef, quali sono i piatti tipici che proponete? Allora, noi proponiamo una stagionalità soprattutto nel nostro locale, partendo con degli antipasti, dei taglieri che vengono fatti con formaggi locali e con l'abbinamento di mieli locali, fino ad arrivare a primi fatti con il bardiccio, quindi sempre con un prodotto locale, pizza con pomodorini, bardiccio e cipolle, sempre strettamente locali, fino ad arrivare a una pizza, la pasta, l'impasto di una pizza fatto come dolce. Quindi con una marmellata di arance locale, sempre come confettura. Ho capito io, quindi passeggiate sì, ma insomma c'è poi un ristoro e si beve anche bene, non ne dubito, infatti vedo che qui insomma l'offerta è assolutamente adeguata. Io però, sindaco, non ho capito una cosa, cos'è questo bardiccio? Bardiccio è un insaccato, si chiama un insaccato povero, perché viene utilizzato prodotti del maiale che una volta diciamo, in qualche modo non venivano in qualche modo utilizzati. Però ecco, hanno la particolarità che sono un po' di colore scuro perché vengono messe le parti molle all'interno. Essenzialmente il buono viene da una spezia, un finocchietto selvatico che si trova esclusivamente nelle nostre zone. Beh, insomma, quindi un prodotto esclusivo, il bardiccio, da assaggiare assolutamente nelle varie declinazioni che poi vengono proposte nei ristoranti della zona Londa, ripeto, Londa, provincia di Firenze.
Eccoci di nuovo dopo il collegamento con Roberto Francini. È stato elaborato il cocktail da parte che ci stai mettendo adesso? Che ci mettevi? Sei un po' troppo curioso per il mio gusto. No, vedevo che ci mettevi una cosa che mi incuriosiva. Sì, sono delle lastre di isomalto. Isomalto, vedi? Aromatizzate con arancia e limone. Wow. Che richiama il vecchio negro. Allora, mentre noi siamo tornati, poi dopo preparati per chiudere quando farei il finale. Ragazzi, scuola alberghiera... Le capezzine, sì. Prima lei, la signorina, sì. Mi è rimasto una preparazione che è la tua, sì, ti esatto. Chiami come tu? Elena, mi chiamo. Elena? Sì. Ricci, lei è un'altra Shadi's Angels, dei quattro ragazzi che con Shadi Hasbun, il noto cuoco, che andate in giro, io lo vedo pubblicando un sacco di roba sui social. Sì, facciamo tanti eventi e poi giriamo un po'. Ma che sul serio che lui fa il cuoco? Non pensavo sì. Che finito, se ne intende. Allora, voi quattro delle capezzine state tuttora andando a scuola delle capezzine, sì, all'alberghiero. Sì. Qui che cosa hai fatto? Allora, io ho ricordato un po' quello che era la ribollita, quindi un piatto povero e tradizionale della cucina toscana, rivisitato, cioè ho usato tutte tecniche di cottura differenti delle verdure. Ho fatto una cipolla in agrodolce, disidratazione della carote, bieta a bassa temperatura, quindi ho giocato su tutte le tecniche di cottura moderne. E dove sta andando il lavoro del chef moderno? Soprattutto sul benessere, la ricerca del benessere della persona e quindi far mangiare a una clientela il più sano possibile, quindi utilizzare cibi e ingredienti i più sani. Loro sono delle capezzine della Val di Chiana, grandi ragazzi, e una curiosità che mi sorge spontanea è comunque in questo viaggio mi diverte pensare alla formazione dei ragazzi, lo stesso quello che diceva anche Danny del Monaco, ma Alessia Uccellini, l'architetto del gusto, tu Alessia sei qui per parlare di Piero della Francesca, in ogni puntata abbiamo un grande personaggio, ma non come esperta d'arte, lo potresti fare, e no, lo potresti fare, dai, però, no. Sanate, ma come persona che Piero direi lo utilizza anche come marketing territoriale, può essere? Sì, è un grandissimo marketing territoriale. Prima hai detto DNA, Natale dammi quelle immagini, DNA di Piero? Della questa... Francesca. Perché il DNA? Perché i volti dei personaggi che trovi rappresentati da Piero della Francesca si trovano tutt'oggi nelle persone di Sansepolcro. Quei nasi, quelle... Ti ricordi nel 1992 quando ci fu il cinquecentenario della morte di Piero della Francesca? E fu fatta una ricerca attraverso la nazione e si cercavano i personaggi dei dipinti pierfrancescani e sono trovati tutti i personaggi dei dipinti pierfrancescani, dalle Madonne agli angeli ai notabili, non di Sansepolcro, della provincia di Arezzo in genere, perché chi rappresentava Piero della Francesca, chi faceva da modello a Piero della Francesca? I nostri avi. E quindi si ritrovano caratteristiche somatiche rintracciabili. Il DNA varia di generazione in generazione di pochissimo. È l'unica cosa di noi che ha trovato il modo di essere quasi eterna. Ma tu di Piero della Francesca, quando vedi queste opere d'arte che stiamo mostrando, che nel sì. mondo sono belle, famose, come lo ricolleghi all'attualità oggi? Come credi che sia un valore Piero della Francesca per le prospettive future? Ma dove lo vedi tu? È la base di partenza, no? Come dicevano i ragazzi, siamo dei nani sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto e quindi la valorizzazione del nostro patrimonio artistico, siamo un paese che ha il 70% del patrimonio artistico Aspetta, mondiale. Ti voglio Natale, mi fai vedere dall'alto Sansepolcro, perché abbiamo anche la nostra troupe dei droni che ci dà le immagini d'appoggio di quel tipo. Che è uno spettacolo. Sansepolcro, dall'alto, eccolo là, guarda là. Sì. Madonna, sembra che il storicista sia sveglio, ragazzi. È un omino, è un bravo omino, eh? Allora, Sansepolcro, perché noi non vogliamo parlare solo di passato, ma il concetto Piero, e tu l'hai rimarcato, è un elemento che pervade l'intera vostra comunità. Sì, credo, oltretutto no? la scelta dell'attuale amministrazione del movimentare le opere l'hai d'arte. L'hai votata, tu si parli così? No, eh? Non l'ho votata. Parte non lui è una questione, gran non è una questione di voto, è una questione di cosa stai facendo per il tuo paese, no? Quindi il museo deve essere vivo, deve essere vissuto. Sono anni che aspettavamo delle grandi mostre. L'ultima che c'è stata ad Arezzo, Piero della Francesca e le Corti. Adesso ci sono dei piccoli movimenti all'interno del nostro museo che sono fondamentali. I capolavori ce li abbiamo, dobbiamo farli vedere.
è importante per noi che il museo sia vivo, la città sia viva, perché se viene gente ce n'è per tutti, questo è fondamentale. Sono d'accordo. Avere un patrimonio come Piazza della Francesca non è da tutti, no? Dall'alto Piazza Torri di Berta. Sopra la chiesa di San Rocco c'è una lapide in latino, ma te la dico direttamente in italiano, è inutile che sto a citare. Meglio. Dice il nome funebre di questa città ti può spaventare, ma in realtà il suo simbolo è il Cristo che dal sepolcro dà Fausti Auspici, cioè è la resurrezione. Quindi mi auguro che Piero della Francesca sia una nuova resurrezione. Aver restaurato il dipinto più bello del mondo ha creato nella città un'atmosfera incredibile. Tu dovevi vedere il giorno di apertura del capolavoro finalmente restituito alla sua città. Certo. C'è stato un afflusso al museo che è stato anche emozionante. Degli abitanti del assolutamente, certo. Assolutamente. Valore. La gente è tornata al museo. Alessia Uccellini del ristorante Il Fiorentino, possiamo dire, segnalato da tutte le guide, no, nonché il chef che fa un sacco di roba televisiva di qua di là. No, tu fai la cosa, c'è Shadia Smunke dietro. Lavoro. Tu fai il lavoro, non fai lui. Ma Shadia è come tipo questa, se intende a sti livelli o più ignorante? Chiedo ragazzi, scusa, se ne intende anche lui. Lui è laureato, in che sei laureato tu? In beni culturali. Cioè ormai più zucca sono io, proprio zucca completo. Capite di che ragione? Quello è laureato in beni culturali, sì, quest'altro è un architetto. Sì, cioè, ma oltre al cuoco serve anche una buona cultura, è quella che fa la differenza. Gli hanno insegnato questi. Allora, mi collego con Roberto Francini, poi torno. Roberto, per favore, tu sei avvocato, sei laureato, sei un uomo colto, sai parlare il greco. Io a malapena biascico italiano, ti do la linea e poi torniamo. Allora siamo all'onda per darvi i saluti finali, ma prima vogliamo presentarvi un po' di persone che dedicano la loro vita, la loro attività ai prodotti. Lei cosa produce? Noi produciamo grano Verna in particolare, poi produciamo legumi, poi siamo trasformatori della pesca regina, produciamo la confettura di pesca regina, sì, e altri prodotti, ortaggi, un'azienda che produce diciamo, un po' tutto. Ho capito. Dovremmo, qual è il suo nome? Il mio nome è Fabio e l'azienda si chiama Il Sicomoro. Il Sicomoro. Lei invece si preoccupa? Sì, noi facciamo olio, un po' di caprino ma poco e un po' di pesca regina di Londra. Pesca regina che la facevamo negli anni 80, poi per vari motivi abbiamo smesso e ora piano piano stiamo ricominciando a rimettere i peschi perché il prodotto è valido, quindi ci ripuntiamo sopra. Ho avuto modo di assaggiare un prodotto della pesca regina, era veramente buonissimo. Lei qual è la sua produzione? Io produco miele e farina di marroni con i marroni della montagna. Quando è stagione. Com'è andata la stagione del miele? Del miele è andata bene, quest'anno non possiamo lamentarci, sì. No. E che tipo di miele produce? Il miele di castagno e di acacia, perché sono in zona dove c'è questo tipo di fioritura. Perfetto, anche io mi intendo un po' di questa cosa, mi ho chiesto per quello. Lei come si chiama? Gori Lorenzo. Lorenzo, lei qual è la sua produzione? Formaggi caprini. Noi abbiamo una settantina di capri qui sopra. Si fa formaggi caprini al latte crudo, sia di tipo francese che tipo più tradizionale, insomma azienda familiare, si fa questo. È difficile lavorare qua? Difficile, è difficile lavorare ora come ora, sicché insomma uno cerca di fare il meglio possibile. Bene, sindaco. Ecco, c'è un altro produttore, lei come si chiama? Tommaso Venturi. E cosa produce? Noi produciamo olio e vino, e abbiamo anche un frantoio storico qui a Londra. So che infatti non c'era stato il tempo di visitarlo, questo frantoio che è proprio qui accanto. Se qualcuno viene, anzi vi invitiamo a venire a Londra, perché insomma ci sono tante cose da conoscere oltre a quelle che abbiamo presentato in trasmissione. Sindaco, vogliamo fare un invito per questa primavera, ma anche per questo inverno, una bella ciaspolata magari. Sì, certo, guardate che noi abbiamo tante cose, tanti prodotti d'eccellenza. Venite a comprarli nei nostri negozi e assaggiarli nei nostri ristoranti, perché in effetti sono prodotti di qualità e sicuramente riconoscerete il gusto e poi ne parlerete di sicuro molto bene, perché non si può parlare bene di questi prodotti. Insomma Alex, questo forse è uno dei paesi del Bengodi, anzi paese di Bengodi. C'è anche la birra alla pesca regina di Londra, birrificio artigianale, oggi la birra è di gran moda, quindi anche questo può essere un messaggio. Grazie del collegamento, grazie a tutti, un saluto in studio, per quanto ci riguarda da Londra, provincia di Firenze, è tutto.
Caro Roberto, ha illuminato la mia mente molto spenta, ahimè, sia per l'età che per la poca cultura, ma grazie al Parco delle Foreste Casentinesi, a Claudio Caloni, a Roberto Francini. E allora io riprendo, tu a che punto sei con i cocktail? Perché completiamo l'ultimo. Che completi? Danny del Monaco mi diverte perché stai facendo che cosa? Si chiama Shanghai, però in realtà con tutti i prodotti italiani. Ma meno male che ho tutti i prodotti italiani. Certo, però a ogni masterclass in ogni paese del mondo dove andiamo dedichiamo l'ultimo drink con qualcosa che posto abbiamo comprato là. Posto più bello dove sei stato, che ti sei divertito a fare, che hanno apprezzato il bere? Dubai. Diciamo che era la cosa più difficile, perché ero stato chiamato per fare solo drink analcolici. Ok. Quindi per e me era molto difficile. E invece il posto dove bevono con maggior consapevolezza, secondo Mosca. Me. Mosca, è vero, me lo dicono in molti. Taxi, macchine non esistono al giro. Bevono, ma fuori sono solo taxi. Non c'è, capito, chi va a divertirsi. Te lo saresti immaginato all'inizio facevi all'inizio i cocktail, quando eri trentenne, che avresti girato il mondo con sto lavoro o non si dai? No, a quei tempi non era così di moda questa cosa. Internazionale. L'internazionalità, si vedeva, poi sai che non c'era né Facebook né internet. C'era niente. Eri quello, c'era un base. Se eri in provincia, eri in provincia. Eri quello, non avrei mai pensato l'evoluzione che ha fatto il mondo del beverage, questo sì. C'è stato un grandissimo cambiamento, un ritorno ad alcune cose, ma anche un'evoluzione su altre. Cocktail in the world, mixology. Per la prima volta l'hai detto giusto. Per forza, l'ho letto qui, no. Voglio dire, cioè, sono rimbambito, lo leggo lì e funziona. Allora, mentre i giovani sono, volevo chiedere al presidente del gruppo Musici, hai sentito, no, in questo viaggio che abbiamo voluto raccontare il valore dell'arte, il valore che il Ben Godi non è solo il buon cibo o anche l'atto professionale, artigianale o artistico come fanno loro, ma è anche l'insieme dei valori. Avete la coscienza, gruppo Musici, e adesso andiamo con un po' di immagini di dove sono stati Natale, che siete portabandieri di un valore, un portabandiere a livello anche internazionale. Sì, sì, il gruppo Musici è, diciamo, un portavoce della città di Arezzo e per la promozione della città e del suo territorio. Quindi noi portiamo i valori della città, portiamo i valori del nostro del circondario di Arezzo in giro per il mondo, in tutti quei luoghi dove praticamente ci invitano oppure ci chiamano a fare le nostre esibizioni. Voi avete fatto anche, fra l'altro, il Labaro, perché siete così avanti, me lo fai vedere qui, ecco il Labaro, che è esattamente una piccola pubblicazione del gruppo musici.it. È una cosa recente, abbiamo pensato e abbiamo voluto divulgarla e la divulghiamo via telematica. Diciamo è un opuscolo informativo più che un giornalino in cui vogliamo informare, tenere al corrente tutti i nostri soci, e quindi un modo per sapere quello che facciamo, quello che abbiamo fatto, quello che andremo a fare. Posto più straordinario, a parte siete stati anche al Circo Massimo per mostrare la limitazione, cioè il limite che è scomparso fra anche il cibo, la cultura alimentare, ma anche la cultura storica come il gruppo Musici. Coldiretti siete stati al Circo Massimo. Siamo stati invitati dalla manifestazione indetta dalla Coldiretti a livello nazionale come rappresentanza dei gruppi storici della Toscana. Quindi al Circo Massimo di Arezzo circa un milione di visitatori, quindi una cosa, bella soddisfazione. Allora, posto più bello dove siete stati col gruppo Musici? Bah, in Germania, in Francia, dimmene uno che ti ha emozionato a te almeno. Poi mi ha emozionato a me, sai, io non sono, diciamo, abbastanza recente, perché sono dal 2005 che ci sono, e il mio viaggio forse più interessante è stato, non siamo andati all'estero in questo quello periodo. Quello che però vi emoziona di più, mi dicono alcuni ragazzi, è la giostra alla fine. Giostra è Saracino. Quello per lo scopo per cui il gruppo Musici, diciamo, è nato e quindi vive sempre per quello. Quindi è un appuntamento in cui irrinunciabile, e nessuno dei nostri soci appartenenti al gruppo rinuncerebbe, insomma. Sono ben felici di poterci partecipare. Bellissimo, grazie. Allora, abbiamo fatto questo viaggio di Ben Godi, abbiamo tracciato come sempre il nostro direi percorso con i tanti elementi, grazie a Luca Cocchetti e a Sauro Cardetti per la parte dello studio, in regia c'era Luigi Migliardi e Natale Teci, l'anziano, per la regia, tra l'altro è anche claudicante, da quanti anziani, perché gli anziani iniziano a claudicare, capisci? Sono un po' stanchi. E grazie anche a Claudio Caloni e Roberto Francini per l'esterna, grazie, Ben Godi, un altro appuntamento.